Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di Civilization Gathering Store per andare avanti con il nostro Pacciacuti e siamo belli carichi perché ci sono un sacco di cose da fare e è qualche giorno che non andiamo avanti, insomma tra Sekiro e le mille altre cose siamo rimasti un po' indietro, ma non mi ero dimenticato, anzi stavo morendo dalla voglia di tornarci ma non c'era concretamente tempo. Allora, riprendiamo, vi ricordo come sempre trovate in descrizione il link per acquistare Civilization a un prezzo ribassato, aiutando peraltro anche il canale, per cui ve lo ricordo sempre, ma oggi si va verso nord. Allora, io vorrei iniziare a pianificare un po' l'annessione di un po' di posti. Allora, intanto dobbiamo preparare un po' il nostro esercito con molta calma e iniziare a fare le cose. Intanto qui, dunque, qui c'è la regione dominante, la nostra, per cui non ci sarebbe niente da fare di neanche. Per cui tu potresti anche dunque, missione, altre 5 conversioni. Andiamo verso nord, andiamo a vedere che se si può evangelizzare un po' da qualche altra parte. Qui siamo sempre predominanti, però in che termini? Vediamo un attimo. Che ci dicono? No, qua non ci dicono niente. Diciamo che per adesso anche questo potrebbe saltare turno. Il nostro carro da queste parti non ha bisogno, lo curiamo finché non sta al massimo. Oh, allora, il picchiere lo terrei sempre qua. Io vorrei un colono per costruire qualcosina da ste parti, che già c'ho, ecco, già ci avevo pensato un'altra volta. La venta già è bella carica, però zero fede prodotta da questo distretto e bisogna far qualcosa. Allora, a parte che l'inquisitore abbiamo detto che non serve, come non detto. Allora qua saltiamo, perché serve nelle mie città. Però appunto, se questa è a predominanza mia, l'inquisitore potrebbe servire, se ho capito bene quello che mi avete detto l'altra volta. Vediamo un po' che si riesce a fare. Meno 20, che cosa? Ah, perché c'è un deserto. Ho capito. Ah, qui è pieno di barbari, bene. Allora, saccheggia strada, ma perché devo agire in questa maniera così terribile? Allora, diffondere religione, dunque, conversione in altre 4. Credo che qua sia abbastanza la situazione. Turno successivo. Il commercio va, dunque qua ci facciamo una bella piantagione. L'inquisitore deve essere adiacente a un distretto centro cittadino che appartiene a questa città. E non ci sono distretti qua, temo. Forse spostandolo là. Il missionario. Infatti qua c'è una parte che non ci appartiene, che dovrebbe appartenerci. Quindi noi insistiamo. Ah, allora, vogliono caffè e argento in cambio di soldi, 4 per 30 turni e anche un po' di potere. Ma io, se qua alziamo e facciamo 12 iniziali, no, allora facciamo 5. Io te ne do. Ma posso considerare il numero di turni per cui... No, non si può. Però non mi sembra male. Ma sì, accettiamo. Per adesso ce lo teniamo buono, poi ci riprenderemo tutto non appena sarà possibile. Allora, il costruttore qui non ha niente da fare di sostanziale e sostanzioso. Però qua le nostre strutture stanno andando da paura, devo dire. L'espansione procede bene. E possiamo produrre qua. Allora, il Gurdwara ci dà
più 2 cibo, più 3 fede e uno slot cittadino. Legare tempio e luogo santo. Oppure la zona industriale. Un punto di ingegneria per turno. Un punto di produzione per ogni casella adiacente che contiene miniera. Ce ne abbiamo? No. Un punto di produzione per ogni 2 casella di sette adiacenti. La cava. Diciamo che ci potrebbe interessare. Diciamo che non portando via tutto sto tempo la zona industriale. C'è il quartiere di divertimenti invece l'attrattiva. Snodo commerciale già ci darebbe più margine forse. Sì, facciamo snodo commerciale. Lo mettiamo. No, però se l'abbiamo detto snodo commerciale, aspettate, cerchiamo di capirle. Per ogni casella adiacente a piazza del governo, quindi deve essere adiacente a qualcosa. Qui c'è banane. Qua trarrebbe benefici, tant'è che c'è segnalato anche da qua. Foresta pluviale sarà rimossa. Bene. Poi, allora, il missionario qua. Vai. Evangelizza, evangelizza. Io credo che Buenos Aires sia ormai, non sia più un problema. Potremmo anche spostare tutto verso nord. Lasciamo giusto questo a sud per stare tranquilli. Poi, qua non tocco niente. Il nostro missionario potrebbe, iniziare. Io volevo capire se mettendo qua l'inquisitore posso fare qualcosa. Non sono ancora sul posto, però. Attacca, attacca! Te dico attacca! Non fa. Allora ti sposto da quest'altra parte. Fai il giro. Questo gli facciamo saltare il turno. Qua l'inquisitore non può fare nulla. Non è andata come speravo. Minimamente. Quindi io vado qui e diffondo. Io devo occuparmi di quello che sta sponando missionari a raffica, perché si sta accollando. Un po' sì. Andiamo a salvare i nostri uomini. Dunque, caro Inquisitor. Ma è scomparso quell'altro? Riposa e ripara perché non sto in ambienti miei, quindi niente. Questo saltiamo. Qua il missionario sta avanzando. Vorrei capire. A parte non. Andiamo a convertire questa città che è ancora libera. Giusto per stare tranquilli. Dunque, allora si diceva. Io stando qui. Dovremmo aver risolto il problema. Tentano di mandarne ancora, ma non ci avranno. Ci attaccano da ogni lato. Scoperta della tipografia da parte degli Inca prepara il mondo alle scoperte future dell'epoca rinascimentale. Bene. Quello che la polvere da sparo ha fatto alla guerra, la pressa da stampa l'ha fatto alla mente. Fare i Vale. mercenari, d'altro canto, beh, è limitarsi ad andare dove c'è un miscuglio di problemi e denaro. Vista così, non è poi così sbagliata, ecco. Non capisco perché qua ci dice che c'è sempre questa influenza. Io vorrei capire se c'è un punto per vedere
Dunque, vittoria religiosa. Sei in terza posizione, città convertita 6. Io vorrei capire che cosa devo fare qua per applicare una conversione definitiva. Falchismo predominante. La pressione di entrata è abbastanza leggera. Quindi qua va bene. Che no, volevo capire. Vittoria scientifica, siamo in testa addirittura. Non sto facendo niente. Vabbè, istruzione. Visto che sono in vantaggio. Dunque, il progresso sarà fiere medievali. O no, corpo diplomatico. Mi sembra più intrigante perché darebbe la guerra di liberazione. Dunque, perché. Ma se io volessi fargli male, non potrei. Non. Mi state accollando, tanto e veramente tanto. Allora, io qua devo fuggire. Beh, la vedo benissimo. Stiamo per perdere tutto, da quel che vedo. Da quelle parti, bene. Qua salta turno. Allora, io direi che facciamo sempre sulla venta. Ripeti rotta. Stiamo per perdere carro e colono. Vabbè, ragazzi. Unità catturata, bene. La mia vendetta sarà letale. Bastava arrivare un secondo prima e avremmo stravinto. Vabbè. Produzione. Qui potremmo farci il porto. Decisamente sì. Compriamo e facciamoci il porto. Beh. Qua alla venta. Niente. Qui saltiamo. Dunque qui. Io farei. La segheria. Qua andiamo verso nord. Che tanto non serve. Possiamo entrare e andare a evangelizzare. E si accolla con quelli che non mi servono. Dobbiamo fare veramente unità offensive, sennò qui la parte nord non servirà mai a niente. Noi ti salutiamo, Devi Menakshi, che brilli come 1.000.000.000 di soli, adorna di ghirlande e braccialetti. Tu sei colei che porta la prosperità, che incarna l'esistenza. Mi inchino per sempre a te, la cui compassione è come un oceano. Che meraviglia! Bene, il nostro guru. Diciamo che farebbe bene ad andare verso nord. Poi. Produzione. Devo fare il faro, mura medievali. Aumenta la forza delle tue difese esterne. Fornisce 2 turismo dopo l'acquisizione del progresso civico conservazione. Più 100 difese esterne. Oppure. Sala degli antenati. Più 50% la produzione per la costruzione di coloni. Ecco. Iniziamo l'evangelizzazione. Ok. Qua facciamo la segheria. Oh, la conoscenza della tecnologia produzione in serie ha fatto un grande passo avanti. E dunque, io rivorrei il mio gruppo di coloni, se possibile. Io vorrei esercitare un altro po' di pressione. Qua saltiamo, qui non ho niente da fare. Per ora, ma se io volessi comprarmi una casella per farci qualcosa dentro. Non ci sarebbe niente di particolare. No, io vorrei fare. Allora, scusate. Andiamo a fare qualcosina verso casa. Perché
caliamo un po'. Allora, il nostro caro guru, vabbè, qua stiamo messi bene, spostiamolo. Niente, si stanno immolando per... Non ci mollano qua. Rivoglio i miei coloni! Non ce la farò mai a riprendere. Non ce la farò mai, ragazzi, non ce la farò mai. Poi qua facciamo la cosa a terrazze e va bene. Raga, devo iniziare a comprare qualcosa. Qualche unità offensiva serve. Qua c'è un agglomerato di barbari che non... Oh, addirittura. Allora posso farcela. Vabbè, intanto è valsa la pena di fare sta cosa. Poi. Dunque, quante cariche ho ancora? 2. Com'è la situazione? Spingiamo. Voglio spingere ancora. Dovrebbe darci un po' di margine. Allora, qua facciamo la fattoria a terrazze. La testa colossale ci darebbe 2 fame, ma tanto quello al momento non ci serve. Io l'inquisitore devo ancora capire come si usa in maniera veramente efficace. Comunque, qua il villaggio dei barbari è stato cancellato, che è quello che ci interessava. Io devo costruire unità offensive toste. Mi scordo continuamente e non me posso scordare con questa frequenza, perché c'è bisogno di fare qualcosa in più. Erosione leggera. Vabbè. Senti, l'inquisitore deve essere adiacente a un distretto centro cittadino che appartiene a questa città. Gente, io non ho ancora capito che cosa si intenda di preciso, ma... Mi continuo a spostare. E prima o poi lo capirò. Allora, qua direi di saltare il turno. Qua saltiamo il turno. Qui andiamo verso... No, il costruttore va bene. Il carro lo vorrei spostare. Andiamo a prendere i nostri coloni. Riprendiamoci ciò che è nostro. Porca di quella miseria. Allora, qui le pecore. Sì, facciamoci le pecore. Allora, io vorrei qua comprare qualcosa. Dunque, ho 1289, per cui qualcosina lo posso effettivamente comprare. Quindi potremmo fare un carro pesante e... Per adesso basta così. Quello sta andando, questo spostiamolo. Qui procede tutto. Allora, il nostro caro guru lo potremmo portare sempre verso nord, se gli va. Camminare. Questo lo facciamo scendere, forza. La parte sud è tutta nostra praticamente, per cui non è che mi preoccupi in maniera particolare, anzi. Completare la costruzione di questo edificio ha ispirato i nostri legislatori. Se includessimo questa nuova politica nel governo, potrebbe essere d'aiuto al popolo. Di che parliamo?
Non è ben chiaro, vabbè. Allora, il colosso ci darebbe rotte commerciali più 1, più 3 oro, più 3, più un punto grandi ammiragli per turno. Deve essere adiacente a un distretto porto che appartiene a questa città. Non si può costruire su un lago, si può costruire solo sulla costa. Oh, vabbè, beh, prego, il colosso lo voglio. Sì. È una cosa puramente personale, ma... Dunque, grande inquisitore, più 10 la forza religiosa in combattimento teologico nella casella di questa città. Potremmo creare capo guarnigione. Le unità che si difendono all'interno del territorio della città ottengono più 5 alla forza. Oppure più 100% ai punti grandi personaggi generati ogni turno nella città. Ma anche questo direi che è il caso. Sì. Bene. Direi che è decisamente il caso. Fortifica finché è guarita. Qua fortifica. Qua si sta facendo veramente rognosa la situazione. Lo scopo dell'istruzione è sostituire una mente vuota con una mente aperta. Bella questa. Questa è veramente bella. Dunque, prossima ricerca. Cartografia. Breve, più 2 di oro dal miglioramento peschereccio. Ci darebbe margine. Come procede qua? Non è ancora... Però non vorrei... Aspetto consigli da parte vostra da questo punto di vista. Dunque io vorrei comprarmi sta casella. Visto che i soldi li ho... No, non posso comprarla sta casella. Allora non mi interessa. Posso comprare però... La quadrireme. Pare brutto spendere tutti questi soldi per la quadrireme, ma regaliamocene una. Il primo viaggio in mare è stato completato da una quadrireme degli Inca. Subito dopo il ritorno dell'equipaggio ha inventato i racconti da marinaio. Ah, ecco. Qui ci facciamo miglioramento pascolo. E qua potremmo fare un miglioramento per passare. Esatto. Magari riusciamo a favorire il passaggio di qua, che sarebbe particolarmente comodo per andarci a prendere tutta la roba qui. Quindi, se io volessi comprarmi la casellina, non posso comprarmi le caselle qua, non capisco perché. Poi lo capiremo. L'apostolo. Facciamo l'apostolo. Porta qui. Camminare. Io ragazzi ho bisogno di una dritta su come avanzare al meglio in questa fase, perché mi sento un po' in difficoltà. Cioè non so effettivamente come, qual è la cosa migliore per procedere arrivati a questo punto. Se mi conviene fare altre città, se mi conviene iniziare a fare un esercito, non lo so. Per cui qualsiasi consiglio sarebbe assolutamente ben accetto. Ma cosa... Ah, ma... Sto a dormire, scusate. Allora. Avanziamo. Ci hanno ripreso la città. Porcaccia la miseria. Sconfitta rovinosa, addirittura. Stavo a fare niente. Avanziamo, avanziamo. Avanziamo, avanziamo. Qua non posso solo aspettare. Qua il guru magari lo facciamo salire un po'. Oh, la quadrireme. La potremmo usare per esplorare un pochino i territori. Il costruttore
in vista delle novità, gli farei fare una raccolta di pesca. Cosa vuoi? Diritto di passaggio, ferro 13. Io ferro te ne posso dare 9. Ma chi ti conosce? Ma basta, ma è un vero peccato per te. Perché noi siamo messi fin troppo bene. Allora, la venta verrà convertita a breve. Avanziamo. Sarei anche tentato. Ecco, accurato, benissimo. Andiamo a dormire. Dunque qua il costruttore avanziamo per di qua. Qua comunque c'è un'infinità di roba che non abbiamo ancora visto noi, che dovremmo vedere. È una fase bella tosta. Ho una marea poi di unità al momento, per cui. Allora, promozione disponibile. Dunque, operatore può diffondere la legione 2 volte di più. Può convertire tutti i barbari adiacenti. Più 20 alla forza religiosa in combattimento. No, può diffondere la legione 2 volte in più. Ecco. Oh, e infatti lo facciamo. La prossima volta che si può lo facciamo. Qua bisogna convertire rapidamente. Siccità grave. Aia. Vabbè, la zona di salto. Antawailla cresce, i suoi cittadini sono orgogliosi della loro ricca vita metropolitana. Bene. Proseguiamo. Saliamo. Il guru cosa deve fare? Cura unità religiosa. Dunque, qua. Vabbè, intanto scusate, eh. Città proibita. Uno slot politica jolly. Ecco. Però 49 turni, finiamo l'anno d'ormai. Potremmo fare quartiere divertimenti, zona industriale. Facciamo zona industriale. Mi sembra la cosa migliore. Poi evangelizza la credenza. Dunque, ecco, le unità militari hanno 10 più 10 alla forza di combattimento vicino alle città straniere che seguono questa religione. E noi, e sarà nostro compito lavorare proprio su quello. Per ora qui non posso fare niente. Qua la segheria invece sì. Bene. Io vorrei capire, ragazzi, domanda fondamentale a chi conosce bene il gioco. Io vorrei prendermi Buenos Aires, ma proprio annetterla completamente e dominarla, così come vorrei prendermi la Venta. Qual è il modo migliore per farlo? L'annosa domanda. Andiamo. Verso nord. Allora, l'emissario lo manda. Allora, la Venta cosa vuole? Ingaggia dei grandi scrittori. Ma infatti noi non stiamo assumendo grandi scrittori, né grandi personaggi, né grandi niente. Perché? Cosa sto sbagliando da questo punto di vista? Qualcosa non mi torna. Qua non posso fare niente. Il carro pesante non può avanzare più di così. Quindi nada. Questo lo mettiamo così.
La nostra quadrime avanza a studiare il territorio. Io vorrei fare anche una nuova città qui. Forse sarebbe il caso. Però sì, adesso ti sdrumo. I tempi sono cambiati. Le delegazioni diplomatiche sono superate. Ora è importante stabilire ambasciate presso le nazioni amiche e alleate. Un diplomatico è un uomo che si ricorda sempre del compleanno di una donna, ma mai della sua età. Dunque, allora io vi chiedo adesso, siccome c'è questa enorme quantità di possibili politiche, se mi date una mano a scegliere quelle più adatte. Io mi fermo qua per oggi, visto che sto un attimino in confusione, devo dire. Ci sono troppe informazioni e non ho l'esperienza per gestirle, per cui qualsiasi consiglio in questa fase sarebbe assolutamente ben accetto. Fatemi sapere se c'è qualcosa che converrebbe sostituire. Insomma, vi lascio queste schermate apposta, in modo tale da poter avanzare. E soprattutto il discorso dell'annessione delle due città. Cioè, le vorrei proprio mie, con produzione compresa. Fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.